come il grande dittatore Charlie Chaplin faceva i nomi e cognomi di quello che stava accadendo in Germania nello stesso periodo, quindi citando Adolf Hitler, anzi lui non lo citava come nome, era evidente che fosse Adolf Hitler, tu invece fai i nomi e cognomi dei mafiosi che hanno compiuto atti orribili, insanguinato Palermo e non solo Palermo negli ultimi 30 anni, e lo fai con una commedia che è anche un film estremamente divertente ma anche estremamente commovente. Come sei riuscito a mettere insieme tutti questi elementi? Ma in realtà non è che quando faccio le cose non penso come le sto facendo, mi viene spontaneo raccontare in questo modo. E mi viene spontaneo, cioè non mi interessava, cioè, secondo me io volevo raccontare la vita quotidiana di Palermo e quindi mi sentivo obbligato a dire anche fare i nomi e cognomi, perché non so, vengo poi da in qualche modo dal reportage, quindi il reportage, come dire, in qualche modo devi fare i nomi e cognomi, quindi non so, avevo questo linguaggio, l'avevo sperimentato facendo le puntate del Testimone, il programma che faccio su MTV, dove ho affrontato l'argomento mafia in questo modo e nessuno si era offeso. Poi, pensando al fatto che io sono pure palermitano, quindi come dire, mi sembra una tragedia che conosco bene, che mi appartiene molto, mi sono autorizzato a affrontare questo tema così, anche perché raccontare in un altro modo, cioè, ci sono film molto belli già fatti, quindi sarei stato l'inutile, un ennesimo film sulla mafia che non serviva probabilmente, cioè, già ci sono altri film molto più belli, quindi non mi interessa. Però un po' come in Forrest Gump, dove lui sì. Incontra delle celebrità, il tuo bambino, che poi questa è una bellissima storia d'amore, una storia d'amore di una vita addirittura, quindi anche estremamente commovente. Questo bambino incontra tanti personaggi che per noi sono dei nomi, sono state delle grandi personalità, e tu con dei piccoli gesti, ecco, vediamo dalle tue spalle c'è il Boris Giuliano che insegna al bambino a distinguere determinati dolci, ce li rendi vivi, li riporti in vita il generale della Chiesa, penso soprattutto, forse più commoventi di tutti, Rocco Chinnici. Ecco, questa è una scelta molto importante che ci è evitato il martirologio, se mi passi. Sì, sì, sì. Queste persone vive nella loro normalità. Sì, esattamente questo, perché l'idea, l'intenzione era quello, perché bisogna ricordarli come esseri viventi normali, perché uno ovviamente col tempo noi li rendiamo dei miti, degli eroi, quasi dei santi laici, che è ovvio che sia così, viene spontaneo, però noi li dobbiamo riportare a terra, dobbiamo ricordarci che loro erano degli esseri, delle persone normali, erano persone con dei difetti, con dei pregi esattamente come noi, e quindi se li raccontiamo nella loro quotidianità ti fa più impressione, perché ti rendi conto che erano delle persone, cioè, meravigliose, ma erano esattamente come noi, con tutti i limiti, avevano soltanto loro dicevano che la mafia si poteva sconfiggere e si doveva sconfiggere, e questa volontà così forte, loro sono morti, però noi, la nostra qualità di vita è migliorata, e quindi io non posso, non voglio, non devo dimenticarli. Io soltanto da grande mi son fermato per la prima volta davanti a una lapide a Palermo e mi sono chiesto: ma chi è questo tizio? Chi è Calogero Zucchetto? Una lapide che è in centro a Palermo, chi è? E poi scopri che è un ragazzo di 27 anni, poliziotto, che andava con la sua Vespa nei quartieri di Palermo a cercare i latitanti mafiosi, tanto che poi lo uccidono. La mafia si era accorta dell'abilità, della bravura di questo poliziotto, lo Stato no, perché in quel periodo lo Stato proprio non aveva intenzione di sconfiggere la mafia. Io non posso non raccontare tutta questa storia. Ecco, diciamo, anche una storia d'amore, come tutte le storie d'amore, c'ha dei momenti drammatici, dei momenti divertenti, dei momenti meravigliosi, ma questa storia finisce con un compimento dove c'è una sorta di passaggio di testimone, facendo una citazione, una trasmissione che ti riguarda, c'è tuo padre cinematografico che ha un certo atteggiamento e tu che ne avrai un altro. Sì. Ed è un po' come se ribaltassi verso lo spettatore: che cosa racconterai tu della storia che io ti ho appena raccontato? Questo è veramente un finale questo.
estremamente geniale. Non spero di aver rivelato nulla, credo di no. Alla fine, non diciamo troppo, no. Però, sì, perché proprio c'è un cambio di generazione. C'è la generazione di mio padre, una generazione rassegnata. Una generazione che diceva nella città c'è la figura del sindaco, del poliziotto, del farmacista, il prete e il mafioso. È una cosa brutta, ma è così. Questa è la generazione di mio padre. Io credo che io faccio parte di quella generazione che è stata segnata soprattutto l'attentato nel 92 di Falcone e Borsellino. La mia generazione è meno rassegnata. Non ti dico che sono tutti così a Palermo, però chi muove le cose è gente che fa parte di quella generazione che è stata segnata. E quindi sì, esattamente quello, come dire, il finale è adesso, cioè, i buoni sono questi, i cattivi sono quelli altri, ora sta a te decidere che strada percorrere.